Oggi leggete insieme a me all'Evangelo di Giovanni al capitolo 15. Chapter 14. Capitolo 15. And we are reading from verses 9 to 17. Leggeremo dal verso 9 fino al verso 17. Evangelo di Giovanni, capitolo 15, dal verso 9. Dio sia lodato. Come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni e gli altri. Amen. I want you to take a look at verses 14 and 15. Ma in particolare voglio fermare la vostra attenzione sui versi 14 e 15. You are my friends. Voi siete miei amici. You do whatsoever I command you. Se fate tutto quello che io vi comando. No longer do I call you servants. Non vi chiamo più servi. The servants do not know what the master is doing. Perché il servo non sa, non conosce quello che fa il suo signore. But I call you friends. Ma io vi ho chiamato amici. For all things I have heard of my father have I made known unto you. Perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. You are my friends. Voi siete miei amici. There are a lot of enemies in the world. Ci sono tanti nemici nel mondo. We need friends. Noi abbiamo bisogno di amici. And Jesus is talking here. Ed è Gesù che qui parla ai discepoli. It's not only friendship. I want to reach out further. Egli dice, voglio che voi arriviate a qualche cosa in più, all'amicizia. You were servants. Sorry. You were servants. Voi eravate servi. But I want you friends. Ma io voglio che voi siate amici. That's what's important, friends. Questo è quello che è importante stasera. Jesus wants our relationship and friendship with him. Gesù desidera che noi abbiamo questa relazione, questa amicizia con lui. Friendship costs. E vedete, l'amicizia ha un costo. Friendship is not cheap. L'amicizia non è qualche cosa di economico, non ha valore, senza valore. Listen to verse 13. Ascoltate, guardate il verso 13. Greater love of no man than he lay down his life for his friend. Nessun uomo ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Friendship is a place of self-sacrifice. Vedete, l'amicizia è il luogo del sacrificio personale. The heart of friendship. Il cuore dell'amicizia. Is Jesus Christ himself. È Gesù Cristo stesso. When Paul writing to the Philippians. Quando Paolo scrive ai Filippesi. On the second chapter. Al secondo capitolo. And verse 6
onwards. E dal verso 6 in poi. Who being the form of God, il quale Gesù pur essendo in forma di Dio, thought it not robbery to be equal with God, non considerò l'essere uguale a Dio, but made himself of no reputation, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, having taken the form of a servant, prendendo forma di servo, coming in the likeness of men, divenendo simile agli uomini, and being found in the appearance, trovato esteriormente of a man, come uomo, he humbled himself, egli umiliò se stesso, humbled himself, egli si umiliò. What a friend, quale amico noi abbiamo, friend that is willing to pay the price. Abbiamo un amico che ha voluto pagare il prezzo. The price is called Calvary. E il prezzo ha un nome, Calvario. What a cost! Quale grande costo! God sent his son. Dio ha mandato il suo figliolo. His only son. Oh, l'unigenito suo figlio. He has no other son. Non ha altri figli. And Jesus leaves heaven. E Gesù lascia la gloria del cielo. And comes. And is born in Bethlehem. E viene su questa terra e nasce lì a Bethlehem. Grew up in Nazareth. Cresciuto nella cittadina di Nazareth. Was a little boy. Era un piccolo, era solo un ragazzo. There, watching his father make furniture. Mentre cresceva, guardava, osservava suo padre il falegname mentre faceva dei mobili. Egli venne per essere il tuo amico. Stasera non vuoi afferrare questa amicizia. Ti vuoi inchinare a questa amicizia? You look at that friendship. Guardate per un attimo questa amicizia. And he died. E osserviamo mentre egli morì. And died for you. And died for me. Ed egli morì per te, morì per me. And he's still willing to die. Ed egli ancora, la sua volontà è quella di morire per noi. He's willing to give his life a ransom for many. Egli è stato disposto a deporre la sua vita quale prezzo di riscatto per tutti gli uomini. What a cost. Quale grande costo egli ha pagato. I want to tell you, I would not give my son, nor my daughter, or anybody else. Oh, vi voglio dire, io non sarei disposto a dare un mio figlio o una mia figlia per qualcuno, per morire per qualcun altro. Devo essere sincero. Jesus came. Ma Gesù venne. He came to where you were. Gesù venne ed è venuto lì dove tu ti trovi. I don't know you. Io non ti conosco stasera. But I know one thing. Ma io so una sola cosa. The one who wants to be your friend. Colui che vuole, desidera essere il tuo amico, ti conosce. Alleluia. The psalmist says, il salmista dice, he knows our goings out. Egli, il Signore, conosce quando noi usciamo, il nostro uscire. He knows our comings in. Egli conosce il nostro entrare. He knows our uprising. Egli conosce. Egli conosce quando ci alziamo la mattina, quando andiamo a letto la sera. He knows our thoughts are far off. E conosce anche i nostri pensieri da lontano. That's a bit of a shock, isn't it? Questo è scioccante saperlo, no? But he knows your thoughts. E gli conosce i tuoi pensieri. Before you open your mouth, he knows your thoughts. Prima ancora che tu possa aprire la tua bocca, lui li conosce i tuoi pensieri. He longs. Egli desidera essere tuo amico. Grazie. He's not interested in the past. Egli non è interessato al tuo passato. He's not interested in sin. Egli non è interessato al tuo peccato. Because he has paid the price. Egli ha pagato il prezzo.
passò per il tuo peccato. Gloria a Dio. E stasera egli sta guardando verso di te. E qualcuno potrebbe dire: sì, ma io non sono buono. Non sono degno, sono un fallimento. Sono un errore umano. E ho udito questa espressione tante volte. Ho sentito delle madri che hanno detto, sono arrivate a dire che questi miei figli sono stati un errore. We should abort the child. We should abort. Avrei dovuto abortire questi figli. We don't want. Non li volevo quei figli. Christ, ma invece Cristo ti vuole. Amen. Greater love has no man than he gave up his life. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. The power of Calvary. Lì, per la potenza del Calvario. That day, hanging there, between earth and heaven. Oh, quel giorno quando quella croce fu issata fra terra e cielo. Bearing my sin. Lì, proprio su quella croce, per mezzo di quella croce. Bearing your sin. I miei e i tuoi peccati sono stati seppelliti. Willing. Egli ha voluto morire. What a cost for friendship. Oh, quale costo ha pagato per stabilire questa amicizia fra noi e loro. Lots of things have cost. Oh, ci sono tante cose che hanno un costo. We were coming down the road and my brother was showing me the football stadium. Venendo qui in chiesa, il fratello mi ha indicato lo stadio da lontano. In the city, near the city I live. Nella città, vicino alla città dove io vivo. C'era un giovane recentemente. His name was Gareth Bale. Suo nome è Gareth Bale. He's a footballer who's worth millions. È un calciatore che guadagna milioni. Without God. Senza Dio. And without hope. E senza speranza. Not born again. Non è nato di nuovo. No friendship with Jesus. Non ha il privilegio di questa amicizia con Gesù. But tonight I appeal to you. Ma stasera io vi supplico. Are you willing to pay the cost? Siete disposti a pagare il prezzo per questa amicizia? You are alive. Per la tua vita. He's willing. Egli è stato disposto volenterosamente a pagare il prezzo. Egli ha già pagato il prezzo. Rivolgiamoci al verso 14 per un attimo. You my friends, if you do my commandments. Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Friendship has a status. L'amicizia ha uno status, una posizione. You see, friends, this evening, unless you and I are willing to live in the status of Christ. Fin quando noi decidiamo di vivere negli statuti di Cristo, nella sua parola, Jesus wants you to be with him. Gesù desidera, vuole che noi siamo con Lui. He wants you tonight to be his. Stasera Egli vuole che noi gli apparteniamo. And his alone. E apparteniamo solo a Lui. We are not slaves. Noi non siamo schiavi. We are not servants. E non siamo servi. We are his friends. Noi siamo Suoi amici. Amen. What a friend we have in Jesus. Quale amico noi abbiamo in Gesù. All our sins and griefs. Egli si è caricato di tutti i nostri peccati, di tutti i nostri dolori. What a privilege to carry everything to God. Il cantico in inglese dice: quale privilegio portare.
portare ogni peso a Cristo in preghiera. Friendship has a privilege. Vedete, l'amicizia è anche un privilegio. Luke 15 says this. Il verso 15 dice così. Everything I have learned from my father, I have made known unto you. Perché io vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal padre mio. Everything that my father has bestowed in me, I want to give to you. Ogni cosa che il padre ha riversato nella mia vita, io voglio riversare su di voi. Quale privilegio? Quale privilegio realizzare questa amicizia e dire: Signore, grazie, perché ogni cosa che tu hai è per me. Egli vuole che tu lo conosci. Non qualcosa che una conoscenza che sia forse. O forse una conoscenza storica. Egli desidera che tu lo conosci. And to know him is life eternal. E conoscere lui che è la vita eterna. Everything that he has is yours at this moment of time. E ogni cosa che Gesù ha in questo momento. That privilege that comes because his father has said, give them. E questo privilegio l'abbiamo solo perché il padre ha detto a Gesù, dona loro. He doesn't want you to not know. Egli non vuole che tu non sappia o non conosci. There's no secrets in his friendship. Non ci sono segreti in questa amicizia. How many of you got secrets? Quanti di voi avete dei segreti? Alzate la mano. Do you like to tell me your secret? Me lo vuoi dire il tuo segreto? Not so sure, boys. Sorry. I'm not so sure he wants to tell me. Non sono tanto sicuro che me lo vuole dire. And yet, Jesus is going to give you all that he has in the knowledge of the Father, and he is not ashamed. E nonostante questo, egli è disposto a donare, a dare tutto quello che il Padre gli ha fatto conoscere a noi. To me, that's absolutely wonderful. Per me è qualcosa di veramente meraviglioso. But I want to say too that friendship is constant. E vi voglio ancora dire un'altra cosa, l'amicizia è qualcosa di costante. In the book of Proverbs, nel libro dei Proverbi, it says a friend dice, loves all the time. L'amico ama in ogni tempo. Husbands, sorry. Good husbands. Mariti, good question. Mariti, una domanda per voi, una buona domanda. You love your wife. Amate le vostre mogli. Wives, mogli. You honor your husbands. Amate i vostri mariti. You sure? Sicuri? You see, friends, marriage is a command of God. Vedete, amici, il matrimonio è un comandamento di Dio. E quello che noi oggi, purtroppo assistiamo oggi, che le persone vivono insieme fuori dal vincolo matrimoniale. My friend, tonight if you are living with your husband or just living with your friend, it's wrong. Voglio dirti che se vivi con tuo amico o con la tua compagna, un compagno al di fuori del matrimonio, questo è sbagliato davanti a Dio. It is a sin. È peccato. You agree? Siete d'accordo? Amen. And you see, friends, amici, that relationship, questa relazione, questa friendship. Quella relazione non c'ha amicizia. Because there's no love in it. Perché non c'è amore in essa. And you and I
are going to come to that place and stand before the Almighty God. E voi dobbiamo arrivare a quel punto quando ci troviamo davanti a Dio onnipotente. And say to the Lord Jesus. E dire al Signore Gesù Cristo. You are constant in your love to me. Signore, tu sei costante, perseverante nel tuo amore per me. Hallelujah. Gloria a Dio. When we come to 1 Corinthians chapter 13. Quando noi arriviamo a Prima Corinzi capitolo 13. Call the first verse to be something. Not open your Bible. Non aprire la vostra Bibbia, citare il verso 1. Well, non ve lo dico. Don't speak with the tongues of men and angels. Sebbene se potessi parlare la lingua degli angeli, io sarei solo senza amore, sarei su un cembalo risonante, o un cembalo risonante. Amici, stasera, God's love to you and me. E Dio ama te e me. It's not a broken bell. L'amore che Dio ha per noi non è una campana rotta. Well, I'm sure here in Naples, like in Roma, you have a lot of bells. Come a Roma, nelle chiese che stanno a Roma, anche qui a Napoli, avete tante campane che suonano. And all of a sudden you hear a cracked bell. E tutto ad un tratto si sente il suono di una campana. Instead of a pure sound. E invece di sentire un suono puro, pulito, c'è un crack. It's a cracked sound. C'è un suono craccato. L'amore di Dio non cambia. God so loved the world. E Dio ha tanto amato il mondo che ha donato, ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui not perish, but have everlasting. Non perisca ma abbia vita eterna. Gesù non è venuto nel mondo per condannare il mondo. Egli è venuto nel mondo per amare il mondo. Ecco, questo è l'amore costante di Dio in Cristo Gesù. La grazia perseverante. La grazia è il favore immeritato di Dio. Ed è proprio per quell'amore. Because of that constant love. Proprio per quell'amore costante. You and I can live by grace. Io e voi possiamo vivere per grazia. Oh, grazia meravigliosa. Beautiful grace. Grazia bellissima. Grace that God came and he met you. La grazia che si manifesta quando tu incontri il Signore. Egli sta riguardando ognuno di voi, ognuno di noi stasera. Giovani, di mezza età, o anche anziani. Now tell me, who's over 50 years of age? Chi è che ha più di 50? Quelli che hanno più di 50 anni, alzate la mano. How many of you over 70 years old? E quanti hanno più di 70 anni? Alzate la mano. How many over 80 years old? Quelli che hanno più di 80 anni. Well, I know what the truth is, because ce ne sono due là, sicuramente. But I'm very surprised I'm 75 years of age. I'm not ashamed of it. Vi voglio dire, io ho 75 anni, ma non mi vergogno di averlo. And God has kept me all those years. È solo l'amore di Dio che mi ha preservato, custodito attraverso tutti questi anni. È stata la sua grazia. It's because wondrous grace. È solo per questa grazia meravigliosa. Has met me on the road of life. Solo per questa grazia meravigliosa che mi ha incontrato sulla strada di questa vita. And that grace is concerning you. E questa grazia ancora stasera vuole toccare, coinvolgere la tua vita. Grace. La
grazia. La grazia non dà luogo alla delusione. Oh, la grazia si manifesta nella pace di Dio che supera ogni intelligenza. Gloria a Dio. You know, I'm amazed at the grace of God. Io sono sempre meravigliato, stupisco davanti alla grazia di Dio. How God puts up with me, I don't know. Io non so il Signore come ha fatto con me. Now what time do I finish? A che ora devo finire? A che ora devo finire? We don't have midnight. A mezzanotte. You don't believe? Mia moglie ha detto subito no, ma alle 9 devo finire. She's the last word. L'ultima parola appartiene sempre a mia moglie. Gloria a Dio. I have the last word. Io ho l'ultima parola da lasciarvi. Yes, sì. The last word. Questa è l'ultima yes, parola. Dear. Questa è l'ultima parola del mio matrimonio, sì cara. Grazie. Wondrous grace, a privilege. Meravigliosa grazia, ma che privilegio per noi. Wondrous grace because it's constant. Meravigliosa grazia costante. Friends, love all the time. Amici, amate in ogni tempo. Jesus. Gesù non è uno che ama in qualche occasione. No. Egli è sempre lo stesso. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, domani. In a very changing world. È un mondo che muta, cambia continuamente. He doesn't change. Egli non cambia mai. He knows you. Egli ti conosce. He loves you. Egli ti ama. He cares for you. Egli si vuole prendere cura di te. Egli è morto per te. He rose for you. Ma egli è risorto altresì per te. And he's coming back for you. Ed egli ritorna per te. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. You know not only that his friendship is that easy. E la sua amicizia è un'amicizia intima, adesiva. He sticks close. Egli. He sticks close. Egli è attaccato a noi. He's like glue. Ed è attaccato a noi proprio come quando si attacca qualche cosa con la colla. You know, sometimes you have glue, don't you? E qualche volta usate la colla. And it sticks on your finger. E quando voi mettete vi lasciate un po' di colla sul vostro dito. Especially this new glue. E specialmente queste nuove colle molto potenti. And you put your finger there. E tu appoggi il dito su quella cosa che stai incollando. And you can't move it. E non riesci più a muoverlo da lì. Se è attaccato. And it doesn't matter what you do, it just goes. Non importa quello che fai, ma questo dito non si riesce a muovere. And you can put hot water and cold water. E devi mettere acqua calda, forse acqua fredda, poi dopo. And if you're willing to live dangerously, you can take a knife and put it down underneath them. E poi se vuoi fare una cosa pericolosa, metti il coltello fra il dito. He's like glue. Il suo amore è proprio come un potente collante. He sticks with you. Egli è attaccato alla tua vita. Sorella Caterina, da quanti anni sei salvata? Da quanti anni si sei salvata? A te? Sì, sì. A te. Sì. Ma più di scuola. Quanti anni avevi, mamma? 19, adesso ce l'hanno 9, fate il conto. 19, 71 anni, 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 71 anni,
sorella ha 90 anni. My queen, she has celebrated. La nostra regina in Inghilterra ha celebrato il 90° anniversario. C'è una grande differenza fra la regina e la sorella. Sapete qual è la differenza? La sorella è nata di nuovo. I can't prove the queen is born again. E non posso provarvi che la regina è salvata. My sister that's born again. Ma la sorella che è qui in mezzo a noi è la prova che il Signore l'ha salvata. And Jesus is stuck by her all these years. E Gesù è stata attaccata a lei tutti questi lunghissimi anni. All these years she's had all disgrace because of him. Come on, all these years. Tutti questi anni. She has had all this grace. Ha avuto questa. Because of him. Questa grazia perché Gesù è stata attaccata a lei. Gloria al Signore. Wondrous grace. È una grazia meravigliosa. Wondrous grace. Grazia meravigliosa. I'll tell you something else. Vorrei dirvi qualche altra cosa. Friendship has a responsibility. L'amicizia porta con sé anche una grande responsabilità. Friendship. L'amicizia. Is to encourage each other. L'amicizia è incoraggiarsi l'uno con l'altro. Are you encouraging each other? Vi state incoraggiando gli uni con gli altri? No. Wait a minute. No, no. Momento. Do you encourage your friend next door today but not tomorrow? Forse tu incoraggi il tuo amico che vive a fianco a te oggi e forse non lo fai domani. You see, friends, you see me, the responsibility. C'è una grande responsabilità sta dicendo. Gli uni verso gli altri. Alleluia. Amen. You have a responsibility. La responsabilità è questa. It means that you are going to go the extra mile. La responsabilità è questa, fare il miglio successivo e il più. The Apostle Paul said in Colossians. Lo stesso dice. Send me John Mark. L'Apostolo Paolo dice mandami Giovanni Marco. Perché li possa portare gli abiti. The great apostle Paul. Il grande apostolo Paolo. Knew the responsibility of friendship. Conosceva bene la responsabilità che ha un'amicizia. Do you encourage each other? Vi incoraggiate gli uni agli altri. Have you blessed her this evening? Hai benedetto la sorella francatessa, sì. Have you said what a lovely looking lady? Hai detto come sei bella stasera. Come sei vestita bene. Let me ask you something else. Ma permettetemi di chiedervi qualche altra cosa. How many of you in church? Raise your hand. Chi sono i credenti della chiesa qui del fratello Marco? Alzate la mano. How many in this church? Quanti sono invece della chiesa di San Giovanni? Now tomorrow morning after the morning meeting. Domani mattina, dopo la riunione che avrete domani mattina in chiesa, sia a San Giovanni che qua, abbiate questa grazia di andare dal vostro pastore e dirgli, caro pastore, grazie per la parola di Dio che ci hai ministrato. Questa è grazia. When you come to your pastor, I'd encourage him. Quando tu vai da un pastore lo incoraggi. I've been a pastor for a long time. Io sono stato pronto il ministero pastorale per tantissimi anni. And I've met some marvelous people in my church. E ho avuto sempre dei credenti, tanti credenti sono stati veramente meravigliosi. Come on a Sunday morning after the meeting. Thank you for the word. E dopo la riunione venivano la domenica da me e mi dicevano, fratello, grazie per la parola di Dio. Tomorrow morning. Domani mattina. After your brother, are you preaching tomorrow morning for night? Domani mattina predichi tu, fratello Marco, sì. Well, thank you. Morning.
Voglio chiedere di di dire grazie. Grazie, Signore. Grazie per il nostro pastore. Grazie per il mio pastore, per la parola di Dio, è stata di incoraggiamento, di esortazione per me. La familiarità lo prega la familiarità, ricevere qualche cosa domenica da domenica porta ad essere porta a diventare, diciamo, ingrati, nel senso che prendiamo per scontata ogni cosa. Quanti di voi siete stati battezzati con lo Spirito Santo? Siete tanti di voi. Ma è tempo che il Signore vi riempie ancora una volta di Spirito Santo. Speaking with tongues. E possiate lodare il Signore in altre lingue. As the Spirit gives you utterance. E come lo Spirito vi dà da esprimersi. I'm making an appeal in a minute. Fra poco io farò un appello per quelli che vogliono essere battezzati. And ask you to come forward. E vi chiederò di venire avanti per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Ma se tu sai che il tuo amico, il tuo fratello a fianco a te non è ancora battezzato di Spirito Santo, e tu invece sei stato, hai fatto questa esperienza, sei stato battezzato, rivolgiti verso questo tuo fratello, metti il tuo braccio intorno a lui e incoraggialo. Non mi importa se la riunione poi si prolunga per tutta la notte. I've preached in meetings where there have been many people and we've been late into the night. E sono stati in delle riunioni che a volte dove c'erano tante persone che sono rimaste in chiesa a pregare fino a tardi. But so often I have found that there are people who are not prepared to encourage each other. Così spesso ho trovato persone che non sono preparate, disposte a incoraggiare gli altri nella ricerca del battesimo nello Spirito. Permettetemi di farvi un'altra domanda. Sorelle, guardate verso il fratello. Non perché ho un bel aspetto. Non per questo. A fianco a voi c'è un'amica. È battezzata nello Spirito Santo. Lo sai? Altrimenti io lo puoi dire adesso. E poi dici, amica mia, voglio mettere il mio braccio intorno a te. E voglio venire avanti e pregare insieme a te per il battesimo dello Spirito Santo. Perché io voglio incoraggiarti a cercare il battesimo dello Spirito Santo. Fratelli, siete orgogliosi? O siete pronti anche voi? Mettere il vostro braccio sulla spalla del vostro amico e dire al vostro amico: io lo so che non sei battezzato con lo Spirito Santo, ma io voglio venire avanti insieme a te e io voglio pregare insieme a te e io voglio che stasera il Signore ti riempie di Spirito Santo e lasciare questo luogo tutti ripieni dello Spirito Santo, parlare in altre lingue come lo Spirito Santo dà di esprimersi. Fratelli, sorelle, amici, abbiamo bisogno di risvegliarci. Questa zona ha bisogno di un risveglio di Spirito Santo.
le persone che si trovano, che vivono sulla strada proprio fuori di questo edificio, hanno bisogno di credenti che sono pieni di Spirito Santo. O se hai un amico, there is never a day that I don't witness to someone about Jesus. Oh, e possa fare di te, Signore, un testimone che non passa, che non lascia passare un giorno senza parlare di Gesù a qualcuno. And this might shock you. Questo mi potrà. Questo vi impressionerà, ma io e mia moglie stavamo seduti in un coffee bar nella nostra città. Erano anche il buon cibo. Fanno da mangiare molto bene. Una donna era seduta lì vicino a noi. Ed era una donna cattolica. Io l'ho testimoniata. Ho testimoniato. Non ho fatto passare il giorno, due giorni, quell'occasione, senza testimoniare di Gesù. C'era un uomo a fianco a me che si chiamava Ken. Ed era un testimone di Gesù. And I have no problem in sitting there and saying, Ken, Jesus died for you. E io non ho nessun problema a dirgli, Ken, amico, you're looking very Gesù strange. È morto per you're te. Looking very strange at me, fellas. E forse mi direte che sono un po' strano. Jesus spoke unto sinners. Gesù ha sempre parlato ai peccatori. He spoke to tax collectors. Egli ha parlato ai pubblicani, agli esattori delle tasse. He didn't worry who they were. Non importa chi erano. He wanted them to be his friend. Perché il suo desiderio era di fare loro di loro dei suoi amici. I encourage you. Io voglio incoraggiarvi stasera. Di andare per le strade domani. Outside the church here, maybe. Forse proprio qua fuori dalla cross the road, there are car parks. Lì quando si attraversa la strada c'è un parcheggio. Oh, I've seen them, I looked at them this evening. E ho visto questa sera. And my desire would be tomorrow morning would be to walk across the road where there are people in their cars that I might talk to them. E il mio desiderio sarebbe domani di andare a parlare a qualcuno che magari si trova con la macchina e sta parcheggiando. Io vi voglio sfidare stasera. Will you do that? Lo farete? Have you got the courage to do that? Ci vuole coraggio per fare questo. Camminavo tranquillamente. And Jeff said, look to your right, Ambrose. E questa persona mi ha detto, Ambrose, guarda alla tua destra. There was windows. E c'erano windows. E c'erano delle vetrine. And then the door was the name Temple. E sopra alla porta, sopra alla, c'era un'insegna su questa vetrina, Tengun, e Cori Tengun. Cori Tengun. E io mi sono ricordato di questo nome.
a watchmaker's shop. Era un negozio di un orologiaio. And I walked into the shop. Entrai in quel negozio. And I walked up the stairs. Sono salito per le scale. E sono salito proprio lì dove viveva Colli Ten Boom con suo padre e sua madre. E proprio quella casa avevano nascosto gli ebrei durante la guerra. Suo padre e sua madre furono uccisi. Furono uccisi in un campo di concentramento. E poi verso la fine della guerra, dell'ultima guerra, uno di questi, un uomo molto alto, camminava per le strade di questa cittadina. E Colli Ten Boom era solo una piccola ragazza. Con i capelli riccioli. E riguardò verso questo uomo molto alto, un gigante. She said, sir, signore, you were in the first world war. Tu ti trovavi in quel campo di concentramento. Dove mia madre, dove mia madre, mio padre, mio fratello e mia sorella furono uccisi. E Colli Ten Boom disse a quest'uomo: io sono tuo amico perché io ti amo, perché Gesù ti ama. Cari amici, I want to be a Christian like that. Io vorrei essere un cristiano in quella maniera. I want to be filled with the Holy Ghost. Io desidero essere riempito di Spirito Santo. I want to see men and women saved. Desidero vedere uomini e donne che vengono salvate. How many of your brothers and sisters are saved tonight? E quanti di voi siete qui in mezzo a noi e non siete ancora salvati? And they're going to a Christless eternity. E se non invocate il Signore, siete destinati ad un'eternità senza Cristo. It's time. È il tempo. For us to È il momento di alzarci. And I say, Lord Jesus. E dire, Signore Gesù. You're my friend. Tu sei il mio amico. Signore, fallo stasera, Signore. I don't know where your brothers and sisters are. Io non so dove sono i tuoi fratelli, le tue sorelle, i tuoi genitori. But I know. Ma io so. He can save them. Egli li può salvare. He can bring them new life. Egli può donare loro una nuova vita. And my friend, tonight you can be sitting here with me. E amico, amica che sei seduto in questa riunione stasera e hai bisogno di Gesù, fra poco io mi rivolgerò l'appello. Vogliamo anche dare ogni capo e preghiera, ogni capo chino.